il profumo di cose buone, un profumo intenso di dolce, di sapori, mi ha portata qui nella masseria Ficazzana, dove ho scoperto qualcosa di favoloso, di unico e di nuovo. È praticamente il rustico dolce. La tradizione salentina, lo sapete, ce l'ha praticamente salato, ma qui è dolce ed è stato inventato dalla signora Susanna Pepe con tutto il suo giovane staff che vi faccio vedere. Vedete l'ora o mai più? Eccoci. Eccoci Susanna. Com'è nata l'idea? Buon pomeriggio. Allora, l'idea è nata perché cercavamo un prodotto nuovo, un prodotto che potesse comunque sempre continuare a mettere in risalto il connubio che per noi è sempre importantissimo tra tradizione e innovazione. Per cui, come hai detto tu prima, il rustico leccese è uno dei cardini della gastronomia salentina e quindi noi abbiamo pensato di renderlo anche dolce. E come è fatto? È fatto con una pasta sfoglia che noi abbiamo impreziosito con un tocco di negro amaro e con una besciamella al latte dolce che abbiamo impreziosito con delle mandorle da frutta, le confetture che produciamo qui in azienda con la frutta che raccogliamo nei nostri campi. Mi hai detto che è molto richiesto anche all'estero, perché voi Sì. abbattete i prodotti. Assolutamente sì, noi produciamo i prodotti e immediatamente dopo la cottura li abbattiamo con l'abbattitore e li surgeliamo, quindi viaggiano poi a meno 18 attraverso sfruttando la catena del freddo attraverso dei trasportatori ai quali ci affidiamo. E guardate che spettacolo, è buonissimo, bellissimo e sicuramente è da gustare e da provare. Vi aspetto tutti qui.